Ciao amici, ciao a tutti. Facciamo insieme questo filone di pane con questo tipo di farina. Ho messo 200 grammi di farina integrale del Molino Fratelli d'Emilia di Artena e 400 di Petra 1. Questa è l'acqua, 415, vediamo se ci vuole tutta. Ok. Vado a mettere in autolisi le farine, come al solito, verso un po' di acqua per volta. Giro fino a far assorbire bene l'acqua, inumidire bene la farina. Questo processo facilita molto la lievitazione. Naturalmente, se non avete lo stesso tipo di farina, potete mettere benissimo altre marche. Metto un altro pochino di acqua, la metto quasi tutta, ne lascio solo un po' che metterò poi quando vado a lavorare con la planetaria. Ok, una volta messa l'acqua lascio mezz'ora in autolisi coperto da un telo e poi vado a far girare con la planetaria, mettendo il lievito madre a pezzettini. È rimasta un po' d'acqua e adesso mentre che giro ce la metto. Vediamo se ci vuole tutta, ma penso di sì. Quindi l'idratazione sta intorno ai 70-70%. Dovrebbe essere 4,20 per stare al 70%. Come vedete, ho visto l'impasto che era un po' duretto e ho aggiunto l'acqua. Metto anche il sale, mezzo cucchiaio, non ne metto molto, e faccio girare 10-15 minuti, non di più. Ecco qua il mio impasto. Ho preparato la bacinella unta di olio. Ok, ci metto l'impasto. E ora faccio delle pieghe direttamente nella ciotola. Ok, una volta fatte le pieghe, copro con pellicola e lo lascio un'ora a temperatura ambiente. Siamo nel tardo pomeriggio, quindi il pane lo farò domani. Quindi farò un passaggio in frigo, lo terrò tutta la notte in frigo. Lo tengo un'ora, come ho detto prima, un'ora a temperatura ambiente e poi in frigo. La mattina dopo, ho tirato fuori l'impasto, eccolo qua, però l'ho tenuto 2 ore, almeno 2 ore a temperatura ambiente. Anche di più, anche più di 2 ore, perché adesso siamo in inverno, siamo oggi è 30 dicembre e quindi è un po' freddino. Quindi una volta che si è ripreso faccio un giro di pieghe, anche due, con un intervallo di 30 minuti, ma voi se mi seguite già conoscete questa tecnica. Quindi due giri di pieghe, copro a campana, mezz'ora di intervallo tra l'una e l'altra. Questo impasto lo vedo già bello lievitato, cioè ci sono già le bolle, vedete? Anche se è un'idratazione media, diciamo, perché il 70% non è altissima. Ok. Una volta fatti i giri di pieghe andiamo a formare. Cosa vogliamo fare? Un filone? Facciamo un filone. Come ho già detto altre volte, non prendete alla lettera i tempi che vi do. Guardate sempre la lievitazione con l'occhio. E adattatela anche ai vostri tempi, quindi se serve fate il passaggio in frigo, altrimenti se riuscite la mattina già a
fare l'impasto in giornata, magari la sera riuscite già ad infornare, anche perché siamo in inverno e non fa caldissimo, quindi volendo si può anche evitare il frigo. Io l'ho fatto perché l'impasto l'ho fatto nel pomeriggio e quindi non ce l'avrei fatta comunque. Bene, chiudo bene questo filone. Ok. Scusatemi, ancora le unghie natalizie, però io con i guanti non riesco a lavorare, ho provato ma non ci riesco proprio. Bene, lo metto su un cestino dove ho messo la carta forno questa volta, la chiusura quindi va sotto. Ok, in modo che nel forno voglio scaldare prima la teglia dove metterò il filone. Ci metto un po' di semola sopra, copro tutto e adesso lo lascio lievitare ancora 1 ora, 2 ore, 3 ore se serve, il tempo che ci vuole. Il mio penso che ci vorrà poco perché ho già fatto questo lungo passaggio in frigo ed anche fuori. Sono passate 2 ore, faccio la prova a dito e direi che è pronto, vedete anche bello gonfio, torna su proprio piano piano, quindi è pronto. E il mio forno è acceso al massimo, a temperatura 240 e dentro ho messo la teglia, così è bella calda, così mi trasferisco direttamente il pane con la carta forno sopra. Metto ancora un po' di semola. Ok, ora faccio un taglio centrale con la lametta. Prima incido e poi affondo un altro pochino. Affondo un po' obliquo. Ok. Sì, i disegnini sono carini sul pane, però in effetti la cosa migliore è il taglio centrale, che lo fa proprio scoppiare al centro. Adesso provo solo a scrivere un 2018 qui, tanto per, visto che siamo vicini all'anno nuovo, mancano poche ore. Vediamo se poi rimane la scritta. Eccolo qua, forse la dovevo scrivere dall'altra parte. Vabbè. Ok. Adesso mi trasferisco, ho tirato fuori la teglia caldissima. Faccio attenzione a non scottarmi. E vado ad infornare. Ora lo inforno, ma siccome è un appuntamento urgente e devo uscire, lascio le indicazioni a mio marito per la cottura. Presta poco, quasi 1 ora, e vediamo che succede. Beh, diciamo che l'ha fatto cuocere un po' troppo, non ha rispettato le cose che gli ho detto, doveva abbassare dopo 20 minuti a 2,20, poi cuocere a spiffero. Vabbè, presso a poco, insomma, ci è voluta un'oretta per cuocere. Ok, io l'avrei tolto prima, però accontentiamoci, no? Che dite? Adesso vediamo al taglio una volta freddo, mi raccomando, il taglio sempre freddo. Eccoci qua. Dato un pochino di più e si è aperto molto bene, è bello croccante. Vi faccio sentire un attimo il rumore del pane, il rumore, il canto.
Bello, molto bello, che ne dite? Calcolate che non c'è farina zero, è soltanto 1 e 200 di integrale, che è tanta, tanta integrale. E ecco anche il coniglietto, vedete, se si fa il taglio bello profondo, si vede la forma del coniglietto. Bene, è ancora un pochino tiepido, però dovevamo cenare, ho dovuto tagliare. Il pane se è freddo, se lo tagliate il giorno dopo, sì, capisco che caldo è buono, però freddo, si asciuga un pochino, si vedono meglio gli alveoli. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!